Proseguiamo con lo specchio concavo, la stessa sorgente di prima AB, ma stavolta l'abbiamo spostata ancora più a sinistra. Nel video precedente era nel centro dello specchio, adesso invece l'abbiamo spostata ancora più a sinistra fra il centro e il fuoco. Costruiamo geometricamente l'immagine di questa sorgente luminosa con i soliti quattro raggi di prima. Il raggio blu, parallelo all'asse ottico, rimbalza, passa per il fuoco. Il raggio verde passa per il fuoco e procede parallelo all'asse ottico. Il raggio rosso, tutti questi raggi escono sempre da B, dalla sorgente luminosa. Il raggio rosso si riflette simmetricamente nel vertice dello specchio e il raggio giallo è quello che uscendo da B passa per il centro dello specchio e rimbalza sullo specchio e torna indietro ripassando di nuovo per il centro. Come si vede, questi quattro raggi si incontrano tutti in un unico punto B', che è l'immagine del punto B, e quindi la sorgente AB ha come immagine questa freccia capovolta A'B'. Si vede che questa freccia si forma più lontana dallo specchio rispetto alla sorgente. Quindi quando la sorgente è compresa fra il fuoco e il centro dello specchio, l'immagine si forma oltre il centro. E inoltre l'immagine si forma ingrandita. Infatti, più l'immagine si forma lontana dallo specchio, più diventa grande. Se noi continuiamo ad avvicinare la sorgente AB al fuoco, per esempio poniamo la sorgente AB qui, l'immagine si formerà ancora più a destra e ancora più grande. Al limite, quando porteremo la sorgente luminosa esattamente nel fuoco, l'immagine si formerà all'infinito, a distanza infinita e infinitamente grande. Quindi una freccia capovolta gigantesca. Questa situazione della sorgente tra il centro e il fuoco è la simmetrica di quest'altra che avevamo visto nel primo video, cioè quando la sorgente era oltre il centro dello specchio. Infatti, sorgente oltre il centro, immagine tra centro e fuoco. Invece, sorgente tra centro e fuoco, immagine oltre il centro, come è scritto qua.